partiti prima, nel senso che noi siamo concomelians sauris, quelli partiti ancora prima della legge 2 per avviare questo progetto. Il mio ruolo non è stato, se può servire, un ruolo di presidente nascosto, se non altro perché in questi anni e in questi ultimi mesi in particolare ho partecipato a decine di convegni in giro per l'Italia e all'estero per promuovere il modello albergo diffuso della regione. Voglio evidenziare che sul modello Friuli Venezia Giulia nel 2014 sia la regione Veneto ha normato l'albergo diffuso sia la Croazia, e che entrambe presenteranno progetti di sviluppo sull'albergo diffuso nella prossima programmazione europea. E lo stesso discorso vale all'interno del territorio regionale, quindi non ho mai, se possibile, giustificato o nascosto questo mio ruolo di presidente dell'albergo diffuso e di consigliere regionale. Sulle altre questioni di tipo personale, non è che entro a giustificare ovviamente le questioni personali, ma voglio semplicemente ribadire che da quando faccio l'amministratore ho sempre cercato di scommettere in prima persona sui progetti in cui credo. L'albergo diffuso, non lo nascondo, è un progetto in cui dall'inizio, assieme ad altri, ci abbiamo creduto. Ieri ho visto richiamato l'ex sindaco di Sauris Lucchini, ma tanti altri, insomma, gente che su questo progetto di sviluppo ci ha creduto e ha investito anche di proprio, e quindi io per primo potevo, come tanti, scegliere di acquistare l'appartamento a Grado con il risparmio a Lignano, ho deciso di investirli nella mia comunità.